Questa sera siamo ospiti di un club nato da pochissimi mesi e in particolar modo nato in edicola, l'edicola di Savignano sul Rubicone, di fronte alla stazione. Sono tantissimi soci in pochi mesi e tutti molto attivi. Andiamo a vedere cosa stanno preparando. Siamo in compagnia del presidente di questo club, Angelo Maggiolini. Presidente, come è nata l'idea di fondare questo club? Allora, l'idea di questo club è nata tra alcuni tifosi che hanno pensato che oltre che parlare a vuoto del Cesena era bene riunirsi, organizzarsi per portare più tifosi possibili allo stadio e fare in modo che tutta questa gente si appassionasse alle vicende del Cesena e che potesse anche raccogliere tutto il materiale disponibile sulla storia della nostra squadra. Vogliamo ricordare la partita più importante vissuta da questo club? La partita più importante è Cesena-Fermana, intanto perché l'abbiamo vinta e poi perché il nostro club è diventato visibile a tutto lo stadio, avendo esposto il nostro striscione nelle gradinate dello stadio stesso. Questo club è molto dinamico, tant'è vero che sta già realizzando una mostra per l'anno nuovo piena di sorprese. Ma sentiamo direttamente dall'organizzatore, Davide Cucchi, di che cosa si tratta. Parlando col presidente e con gli altri soci, avevamo pensato di andare oltre il classico club che organizza le trasferte, le bandiere, la maglietta e le sciarpe. E visto che nel 2000 ricorre i 60 anni della fondazione del Cesena Calcio, cercare di raccogliere quanto materiale più possibile per trasmettere ai posteri tutta la storia del Cesena Calcio, non solo riferito solo agli anni 70, 80 e 90 che noi abbiamo vissuto sempre in Serie A, in Serie B, a parte la parentesi della C di due anni fa, ma andare oltre, quindi andare a cercare giocatori, personaggi, gol, azioni, momenti che hanno firmato la storia di questa bella realtà che è il Cesena Calcio. E a febbraio, quando verrà fatta, almeno parlando con i soci, con il presidente o meno, l'inaugurazione vera, nel quale speriamo il Cesena Calcio aderisca nella maniera più forte possibile, noi abbiamo pensato di fare una mostra proprio fotografica, anche di ritagli di giornale, di fotografie,
di testimonianze di tutto quello che il Cesena ci ha regalato di bello in tutti questi anni, anche non solo in Serie A, ma anche quando era in quarta serie, quando ancora giocava i derby qui col Savignano. E queste testimonianze le vorremmo avere perché non vadano perse. Abbiamo visto purtroppo, guardando anche sfogliando gli album, tanti giocatori che purtroppo ci hanno lasciato, e li vorremmo ricordare con questo messaggio che vorremmo andare. Adesso le tecnologie sono evolute, c'è il computer, c'è la televisione e tutto, ma io penso che una fotografia, un ritaglio di giornale possa servire ancora a tenere vivo il ricordo del Cesena Calcio. Faccio un augurio al Cesena, sperando in futuro di rivedere la Serie A. Io invece voglio ricordare un giocatore che è morto la stagione scorsa, Martelli, e voglio tenere vivo nei nostri cuori il suo ricordo. Io vorrei più che altro dare un messaggio a Scalabrelli e dirgli così di rimanere sempre così concentrato, che ci sarà una grande lunga vita per lui nel Cesena. Campedelli, saluto Campedelli perché è anche uno dei nostri che è qui di Gateo, io gli auguro una lunga carriera e sperando che faccia tanti altri gol e in bocca al lupo. Ciao Cesena. Io vorrei fare un personale vivo complimento a Mario Manzo che nonostante i 33 anni d'età, le casacche cambiate nella sua carriera, rimane sempre un giocatore su cui contare nel presente e anche nel futuro, e oltretutto una persona sincera e del quale il Cesena ha bisogno e ne avrebbe bisogno di più di Manzo. Voglio mandare un messaggio a Pancu e dirgli che se anche adesso non ha fatto delle gran partite nel Cesena può avere un grande avvenire. Forza Cesena. Io voglio lanciare un messaggio a Pancu di non demoralizzarsi, di giocare sempre così, che prima o poi verrà anche il suo turno e prima o poi riuscirà bene in questo Cesena. Più che rivolgere un saluto particolare a un solo giocatore, io volevo ringraziare la squadra per i momenti che ci sta facendo vivere adesso e esortarli a rimanere così, un gruppo unito e attaccati anche all'allenatore in modo di poter realizzare qualcosa di positivo. Io vorrei mandare un messaggio a Capolunghi, secondo me è un grandissimo giocatore, ha delle grandissime qualità e può fare tantissimo. Il mio messaggio è rivolto a Barollo di continuare a giocare così perché ha iniziato il campionato nel modo migliore e a mio giudizio è uno tra i giocatori migliori di questo Cesena. Dunque io vorrei fare un plauso a tutta la squadra e di cercare sempre di trovare nuovi stimoli per fare sempre meglio. Comunque in questa occasione ci siamo trovati per celebrare sì con questo avvenimento, celebrare tutta la squadra, ma allo stesso tempo vorrei anche spendo le parole per chi invece oggi non c'è più ma che comunque ha lasciato un segno indelebile a questa squadra. E vorrei veramente ricordarmi di Paolo Martelli e di dirgli che i tifosi comunque rimangono sempre vicini
a lui o chi l'ha conosciuto, ai suoi familiari tutti, insomma. Buonasera, sono la barista del Circolo Valle Ferrovia, volevo invitare l'intera squadra del Cesena a prendere il caffè da noi. Forza Cesena! Vorrei fare un saluto a Scalabrelli, che continua sempre il suo campionato, che pari tutto, e vorrei fare un bocca al lupo con la nostra mascotte. Forza Cesena! Io vorrei fare gli auguri a Nicoletti, perché è un tecnico che fino adesso è stato sottovalutato. Ha bisogno di tempo per unire una squadra fatta di elementi nuovi che non hanno mai giocato assieme. E quindi ha bisogno di essere lasciato tranquillo e di lavorare come sa e come può per il bene del Cesena. Perché alla fine io credo che nell'arco di un po' di tempo riesca a portarci anche in Serie A.